Amici, bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Siamo qui in officina da noi, è l'ultima settimana prima di andare in ferie, quindi vediamo di descrivere e di chiudere appunto le ultime macchine che sono i clienti impazienti perché anche loro vogliono partire. Allora, direi di iniziare con la Swift rossa perché una volta tanto siamo riusciti a fare il video precedente con la macchina stock e tutti i pezzi per terra e la settimana successiva vi faremo vedere la macchina pronta. Per il momento è tutto, sigla! Come dicevo, questa è la Suzuki Swift che avete visto nella puntata precedente dove noi avevamo messo a terra quasi tutti i pezzi che servivano per completare la preparazione. Adesso abbiamo, manca solo il montaggio dei cerchi, la macchina è praticamente finita, quindi ve la possiamo descrivere lavoro finito, quindi l'avete vista all'inizio, prima e dopo. Allora, partiamo da quello che è la parte visiva. Come vi ricordate, vi ricorderete, quando vi abbiamo fatto vedere il materiale non erano ancora arrivati i materiali dell'impianto frenante, infatti abbiamo fatto realizzare dalla Tarox i dischi freno sia anteriori che posteriori. Questo è un effetto sinusoidale che si chiama F2000, le pastiglie sempre Tarox e poi il buon Max che ormai è chiamato Pinturicchio, ha verniciato le pinze dei freni. Poi il cliente a livello di assetto non ha voluto toccare le molle perché per questioni di esigenze sue ognuno è libero a seconda di dove vive e di dove usa la macchina, quindi le molle sono rimaste le molle stock. Ha però voluto cambiare gli ammortizzatori, in questo caso abbiamo cambiato i quattro ammortizzatori mettendo dei bitubo Bilstein B6 in sostituzione dell'originale, quindi in sostanza l'altezza della macchina non cambia, cambia radicalmente il comportamento assiale, quindi l'assetto è composto principalmente dall'ammortizzatore, la molla serve in grosso modo per regolare l'altezza della macchina. Dietro stessa cosa, quindi dischi, pastiglie, verniciatura e ovviamente i suoi begli ammortizzatori e fin qui diciamo lateralmente ci siamo. Poi passando nella parte sottostante, quindi passando alla parte motore, iniziamo dallo scarico. Penso che di Swift con scarichi di questo genere ne troverete credo almeno una quindicina come video. Ormai li facciamo, Max li fa ormai a occhi chiusi, fai così e il pezzo salta su da solo, si imbullona da solo ancora un po'. Quindi sempre il solito combo, centrale diretto, qua vengono eliminati i due silenziatori, due piccoli rompifiamma che ci sono sulla parte centrale, quindi qua è un tubo diretto e questo qua è il terminale omologato che ha un silenziatore piccolino con la stampigliatura dell'omologazione e le due uscite da 114, se non mi ricordo male, la mia memoria ogni tanto fa cileca, mi sembra 114, in carbonio, che vanno praticamente a inserirsi perfettamente lasciando esattamente un dito, perché se fossero ancora più grosse poi abbiamo il problema che vanno a toccare sulla sagoma del sottoparruti e la brucerebbero. A livello proprio di rapporto qualità prezzo, io penso che su 15-20 scarichi Swift che abbiamo fatto il 90% sono tutti ragazzi, il rapporto qualità prezzo è veramente impagabile. Adesso poi prima di chiudere il video abbasseremo un attimo la macchina, aspettiamo a montare le ruote giusto per farvi sentire il sound. Le ultime tre cose che ci aveva chiesto il cliente sono un tagliando, perché questa macchina lui l'ha comprata usata e quindi ci ha chiesto di fare un check su tutto, la macchina l'abbiamo controllata, è perfetta. Abbiamo fatto il tagliando con il suo olio specifico. Gradazione cos'erano 0,30 se non sbaglio. 0,30, totalmente sintetico, filtro aria sportivo a pannello, quindi non abbiamo fatto accrocchi strani, aspirazioni dirette, abbiamo preso il classico BMC in sostituzione del suo filtro in cartone. Le due parti diciamo di potenza sono la centralina Selectron C-Box, che adesso
quando abbassiamo la macchina vi facciamo vedere, e il pedal booster. Adesso se Max abbassa un attimino vi facciamo vedere sia il pedal booster e la centralina che il sound. Oltre appunto al filtro dell'aria abbiamo quello appunto sportivo, nella sua scatoletta originale, ha una sagoma un po' particolare, lo intravedete rosso qua, si vede appena il rosso che sbuca fuori da lì. Questa è la centralina Selectron, quindi molto facile da sganciare, ovviamente il cliente, come abbiamo spiegato tante volte, ha il suo connettore in maniera tale che sgancia la centralina, mette il connettore e la macchina ritorna esattamente come era prima. Fidatevi, il pedal booster c'è, non vi fa caldo, non abbiamo voglia di entrare dentro. Le ultime due cose che abbiamo fatto sono 4 candele al platino iridio, visto che appunto non si sapeva esattamente se nei tagliandi precedenti erano state cambiate, e i classici filtro olio e filtro abitacolo. Io direi, per concludere, adesso Max accende un attimo la macchina, vi facciamo sentire il sound, che è l'ultima cosa che rimane di questa Swift. Ok, io direi che una volta tanto siamo riusciti a fare, è stata un'impresa, ma siamo riusciti a incastrare esattamente il timing dei lavori con il timing dell'operatore, perché, come ripeto, non siamo noi che giriamo i filmati, ma ci appoggiamo a un'agenzia esterna che ci aiuta in questo, e quindi bisogna un po' far coincidere. Una volta tanto ci siamo riusciti, abbiamo completato il tutto e siamo assolutamente soddisfatti. Io direi che per questa Suzuki Swift praticamente completa in tutte le sue parti e tutto, per qualunque informazione sapete esattamente dove trovarci. Adesso, per un certo periodo, andremo in vacanza, io sarò comunque sempre reperibile sia su sia come mail che come WhatsApp, e poi telefonicamente da settembre, quando riapriamo, chiaramente mi ci potete richiamare. Un saluto, alla prossima.